Dovrei metterla giù così. Forse è meglio. Vedi, Vince, ma penso di sì. Ma l'avevo visto, solo che stavano parlando, non riuscivo a No, no, ma io infatti era per questo più che altro, così. Ok, così è perfetto. Va bene, Mattia. Vorrei metterla giù. Dai un'occhiata anche agli altri tetti, Figuccio, se si vede l'immagine completa. Sì. Allora, Ghinami, ok, Gianluca, devi cercare poi di stare un po' più lontano, eh? Sì, ok. Perché sennò si vede il tronco. Così. Fermo. Ok. Devi lavorare su quello spazio, non venire sotto perché i piedi li perdiamo, eh? Michela, fai una striscia attorno a quell'angolo. Vincenzo, mi senti? Fabio, io avrò l'audio aperto e mi sentirà chi? Tutti, però io sentirò solamente Mattia? Tutti. I microfoni posso gestirli io come preferite. Quindi posso lasciare ai modelli di prestazione il microfono sempre aperto. Oppure mi dici tu se mutare qualcuno o attivare il microfono a qualcuno? No, l'importante è che insomma non ci sia disturbo sull'audio delle persone, perché sennò non si capisce niente. No, ma se siete solo in due o in tre, avere l'audio attivo direi che non ci sono problemi. La piattaforma gestisce bene queste cose, diciamo. Ok. Fabio, occhio che due o tre che fanno tecniche e che quindi fanno il chimè è un po' disturbante, secondo me. Tienilo aperto solo su Mattia e okay, eventualmente okay. Lo chiedo io. Va bene. Vincenzo, okay. Mi senti? Un'ultima coordinazione. Sì, facciamo, ti sento. Ti sento. D'accordo, la parte iniziale, poi quella successiva, quello che avevamo detto, sì? Allora, ieri ho risentito Mattia, potremmo procedere così. Dopo i saluti e tutta la parte, insomma, introduttiva, ti può occupare della parte dell'attivazione, dove incominci a lavorare sugli aspetti di cui avevamo parlato, quindi tutta la parte dei prerequisiti che servono, e poi io sviluppo sulla parte tecnica dei consolidamenti su quegli aspetti. Ok, quindi insomma, penso che era un po' così, voglio dire, ottimo, equilibrio, ottimo. Appoggi, insomma, quello che sapevi. Poi se hai bisogno mi fai intervenire, io magari ti aiuto, cioè ti appoggio su quello che tu hai da dire, o se no vai da solo, non c'è problema. Va bene, ottimo. Allora, ci siamo. Ho visto che c'è il presidente Achilli. Gabriele, buonasera. Ciao Sergio. Buon pomeriggio. Anche a te grazie, a tutti gli amici convenuti. Grazie, buon pomeriggio. Ecco, Sergio, puoi cominciare ufficialmente. Apriamo il web seminar, il terzo ci sarà lunedì con Roberta Sodero, che dopo daremo la parola. Prego, Sergio, 2 minuti, vai. Beh, grazie a tutti. Abbiamo parlato anche con il presidente Falcone di queste iniziative. Sono iniziative particolarmente ben viste dalla nostra federazione. In questo momento particolare in cui versa la nazione, il fatto di avere persone di buona volontà che continuano il loro lavoro e continuano a dare, diciamo così, una visione positiva della nostra federazione è senz'altro un motivo di vanto. Motivo di vanto e devo dire che sempre di più sono le persone che si avvicinano a questi strumenti. Abbiamo visto il grande successo di queste precedenti elezioni. Sono sicuro che oggi sarà un grande successo e quello di lunedì lo stesso con Roberta. Ora io non voglio rubare troppo tempo, ma vorrei solo ringraziare gli organizzatori, la scuola, la Commissione Nazionale Scuola e Promozione, vorrei ringraziare il Comitato di Giornale, vorrei ringraziare la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici,
tutto gli altre, per le altre iniziative che sono in corso. Auguro a tutti veramente di cuore una buona Pasqua a tutti noi e a tutte le nostre famiglie. Un particolare saluto all'amico Gabriele Achilli e a Federica per la loro presenza, per onorarci anche del saluto della FICTA. Bene, la parola al presidente Achilli. Buongiorno presidente. Grazie. Sono molto molto onorato di essere qui con voi. Per me è sempre stato un desiderio poter partecipare alle vostre riunioni, alla vostra vita federale, perché è una vita federale organizzata e ricca di tanti talenti. Tanti talenti che sono il risultato di un lavoro fatto da una federazione seria da tanti anni, con tanti tecnici altrettanto seri e altrettanto preparati. Con l'amico Sergio abbiamo portato avanti un programma e stiamo portando avanti dei programmi che daranno sicuramente dei risultati e avranno sicuramente un traguardo luminoso nel futuro. Io devo complimentarmi con i ragazzi che hanno già raggiunto un traguardo per le Olimpiadi, agli altri faccio i migliori auguri e in bocca al lupo da parte della mia federazione, della FICTA, in particolar modo del maestro Sirai, dei tecnici, di tutto il nostro, quello che è lo staff federale, perché con questa unione di intenti ci troviamo bene, lavoriamo bene e otteniamo dei risultati già a breve termine, già a medio termine e sicuramente a lungo termine, che saranno molto ma molto importanti per quello che è il karate non solo tradizionale, che ho nel cuore, ma molti di voi lo sanno anche, ma quello che è il karate in generale, perché è giusto che abbia quella giusta collocazione a livello mondiale, perché è una attività, è un credo, è un qualcosa con cui tutti crediamo con grande affetto, con grande onore. Auguro a tutti voi una buona Pasqua, ai vostri familiari, alle vostre società, ai vostri tecnici, e un in bocca al lupo per il prossimo futuro. Spero di poter partecipare ancora per i vostri incontri e sarei molto onorato di potervi incontrare e stringere la mano a ognuno di voi nel futuro, magari prossimo e immediato. Un abbraccio. Grazie presidente. Grazie. Abbiamo in linea Bertocci, abbiamo già 464 collegamenti, perciò fra poco daremo le informazioni per il collegamento su YouTube. Hai visto, se Pignatti può predisporre, hai capito, di mandare diciamo o un'email o un messaggio, perché fra poco siamo esauriti, siamo già a 473. Bertocci, ci sei? Sì, sono qui, non so se vai. Bertocci, ciao Enzino, un minuto. Allora, un abbraccio, anche meno di un minuto. Dunque, io intanto vi ringrazio di questa iniziativa, perché secondo me sono iniziative che fanno la differenza, perché noi dobbiamo fare la differenza. Credo che questo metodo, questo sistema, a parte mi unisco ai saluti che ha fatto Sergio e ringrazio tanto il presidente Achilli di essere presente in questa chat, ma la cosa più importante è quello che dobbiamo fare ora, è cercare di tenere uniti i nostri ragazzi, che siano seminari, che siano allenamenti con Zoom, quello che è, dobbiamo tenerli uniti, perché in questo momento difficile quello che farà la differenza secondo me è la resilienza che devono avere gli sport da combattimento come il nostro, per cercare comunque di mantenere un contatto vivo con i ragazzi, fra noi tecnici, e cercare comunque di continuare a seguirli e crescere sempre di più. Ricordo a tutti, noi siamo la FICTA. Un abbraccio a tutti. Carlo, guarda se c'è... Carlo, scusami, guarda se c'è anche Salvatore Nastro. Sì, lascerei la parola a Baggio adesso, che è il quarto. Baggio, ci sei, Roberto? Roberto non è ancora collegato, Carlo. Allora Siacca, Giuseppe Siacca, è collegato?
Giuseppe Seacca. Ci sei? Dove ho detto? Non lo vedo collegato, Carlo. Pronto? Va bene, allora Savio Loria. Savio Loria. Buongiorno, Savio, a tutti. Eccomi qua. Saluto brevissimo. Sì, velocemente. Io sono molto contento di vedere i miei compagni di squadra, i colleghi di Nazionale, Roberta e Vincenzo con i ragazzi, con Mattia, Gianluca e Ghinami. Insomma, abbiamo fatto un esperimento l'altra volta, è riuscito molto bene, andrà sempre meglio. L'importante, la cosa fondamentale è tenere vivo lo stimolo alle persone in questo momento, agli individui, quindi queste cose qua stimolano. Io faccio veramente un in bocca al lupo adesso ai tecnici, insomma, agli atleti che fanno adesso questo seminario, perché poi daranno delle grandi indicazioni per tutti questi ragazzi che sono lì ad ascoltare e che vogliono crescere mio. Quindi un buon divertimento. Grazie, Savio. È collegato Nastro. Sergio, c'è Nastro? Ma non lo so se c'è. Eccolo, lo aggiungo. Ok, Nastro. Un attimo solo, Carlo. Ragazzi, 500 collegamenti. Perciò abbiamo chiuso, adesso devono andare su YouTube. E dopo troveremo il sistema di mandare i messaggi, hai capito? Perché abbiamo superato 501. Ciao Nastro! Su Facebook, Fabio! Un minuto, dopo lasciamo la parola a Sciacca. Fabio, mettili su Facebook che poi lo giro anch'io su Facebook. Ok. Ciao Nastro, prego! Ciao, buongiorno a tutti. Piacere di vedervi rivedervi. Salve, ciao! Sono contento di vedervi e soprattutto di stare insieme un po' in questa situazione un po' anomala, no? Queste iniziative a me piacciono molto, e pure perché, come ho avuto modo già di dire, ci tengono legati a una realtà che è più nostra, e cioè quella di stare con i ragazzi e di fare allenamento. Quindi è una cosa che veramente... merita, i ragazzi sono contenti, stare insieme significa condividere un po' questo stato di cose che allevia per quanto possibile anche le situazioni un po' più gravi che vivono quelli là più colpiti, insomma, in questa fase. Per cui sicuramente è una cosa molto positiva, e penso che è un canale dove poi possono passare anche dei messaggi di lavoro, come stiamo già facendo anche con la Nazionale Giovanile, per cui è un qualcosa che ci tiene legati e ci aiuta a superare questo momento. Mi fa piacere vedervi e vi rinnovo ancora i saluti. Poi ci sentiamo più tardi. Ok, grazie. Abbiamo ancora qualche minuto. C'è Sciacca in collegamento? O Baggio? Intanto stiamo divulgando su Facebook i contatti per YouTube, perché se la piattaforma non tiene più, siamo già a 516 contatti, chi vuole può contattarci su YouTube. Ci sarà il collegamento in diretta. C'è Baggio? Sciacca? Fa fatica a collegarsi Carlo, purtroppo. Va bene, abbiamo ancora 5 minuti e poi c'è qualcuno che... Roberta, tu domani che fai? No, lunedì, domani è Pasqua, stiamo in famiglia, stiamo in casa. Ci muoviamo un po' per la Pasquetta. Sì, Pasquetta ti facciamo lavorare. Innanzitutto ti ringraziamo perché dopo grado finalmente ti abbiamo, tu sai da quanti anni che ti facciamo la caccia. Ti ringraziamo veramente. E grazie. Presenta quello che farai lunedì alle 16, stesso orario. Grazie a voi. Beh, sicuramente alle 16 continueremo questo lavoro di aggregazione, di unione, dove appunto sono coinvolte
uomini, donne, bambini, ragazzi di tutte le età, come lo slogan fa dai 505, sicuramente cercheremo di lavorare insieme dando sempre il nostro messaggio tecnico con il modello di prestazione, con linee guida che noi di tutto il Team Italia della Nazionale seguiamo. E dato che di solito non abbiamo modo di lavorare con un numero così ampio di persone, perché lavoriamo con l'elite e quindi con un numero ristretto, avremo sicuramente piacere di condividere il nostro lavoro con più persone, sperando di poter dare un bel messaggio che appunto parte dai ragazzi più piccoli ai maestri più esperti e più grandi, per lavorare tutti sempre nella stessa maniera. Ok, grazie. Grazie a niente, Niki, tu che sei un grande collaboratore di questa, diciamo, organizzazione, io, se non c'è Baggio, lascerei la parola a te, che parli a nome di Baggio, perché penso che vi conosciate, no? Mi dispiace che non si riesca a collegare, poi casomai vediamo le 17:30, se riusciamo avremo mezz'ora per i saluti e daremo un po' la parola a tutti. Prego, Niki, fra 2 minuti cominciamo, eh. Ok, grazie Carlo. Roberto, l'ho sentito poco prima, purtroppo ha qualche problema con la rete internet. Comunque sicuramente è stato uno dei promotori di queste iniziative. Il momento, come ha già detto molte persone, il presidente e altri relatori, è un momento particolare e sicuramente noi siamo tutti molto favorevoli a questi sistemi di aggregazione, che sono quelli possibili, ma che comunque ci mantengono in contatto, insomma. Questo posso dire, non c'è molto altro da dire. Spero che sia motivo di crescita comunque per tutti questo. Ok, niente, Nastro, mi senti? Sì, Nastro, sì. Apri il microfono per favore. Allora Nastro, se sei d'accordo, lunedì con Roberta Sodero e dopo tu come commissione attività giovanili, il 18 con Rainoldi, predisponete un programma, perché ti ho già contattato, hai dato l'ok. Tu e Rainoldi siete il 18. Poi molto probabilmente andiamo avanti, abbiamo chiesto a Loria e a Luigi Busà di fare un intervento, perciò c'è tanta roba. Poi se avete idee, prego, le proponete al presidente Donati, come faccio io a Donati, ad Ascheri, e sicuramente, cioè, se ci avete idee e proposte, questa piattaforma è aperta a tutti. È chiaro che e bisogna parlare, diciamo, con la dirigenza federale, perché non è stato facile. Perciò un ringraziamento ai gruppi sportivi militari, la polizia, i carabinieri, l'esercito, che ci hanno dato questa grande possibilità. Sono le 16:15, ci manteniamo su 516 contatti. Prego, Figuccio, Busà, tocca a voi. Allora, buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentate bene. E ringrazio tutti i presenti e non mi dilungo in altre presentazioni, avete detto tutto. Allora, è la prima volta che mi trovo a svolgere il ruolo di insegnante via internet, quindi spero che riesca bene e che arrivi, perché noi, sapete bene, viviamo molto di relazione e di energia sul campo, quindi la via internet, questa cosa un pochettino l'annulla, quindi cercherò di tirare fuori dalle vostre case, che immagino sia piena di energia e di voglia di fare, visto il blocco forzato. Allora, io vorrei introdurre sulla parte iniziale Niki Madigan, che si occuperà un po' di tutti gli aspetti legati ai prerequisiti e all'attivazione per iniziare la nostra seduta, e poi mi ricollego e cercherò di portare avanti questo lavoro insieme ai ragazzi che ci stanno attendendo. Ringrazio Mattia, ringrazio Gianluca, Alessio e Benotto, che sono qui presenti come modelli prestativi. Quindi Niki, se vuoi, puoi partire tu, poi riprendo la parola. Grazie. Grazie Vincenzo, grazie a tutti, ancora buongiorno a tutti. E, con Mattia abbiamo pensato, e con Vincenzo soprattutto, di fare un lavoro iniziale di attivazione, esattamente come viene fatto in palestra. Mattia segue fortunatamente questo lavoro della Nazionale, della Federazione, ed è molto, molto fortunato, perché viene gestito veramente con grande attenzione, in primis da Vincenzo, che lo segue giorno per giorno,
e poi dalla direzione tecnica nazionale, professore Schieri. Quando è a casa, ci sono dei momenti in cui è a casa, noi diamo grande attenzione soprattutto a tutte quelle che sono i presupposti della prestazione, e in particolare sul CATA, su indicazioni appunto dei federali, lavoriamo tantissimo sulla mobilità delle articolazioni, ovviamente anche su tutto quello che è diciamo il core che controlla tutta la mobilità del corpo dell'atleta. Partiamo adesso con un lavoro di attivazione. Io chiederei a tutti i ragazzi presenti gli esercizi, l'attivazione che sta facendo in questo momento, che è l'attivazione classica di coordinazione tra gli arti inferiori e gli arti superiori. La possiamo fare anche in questo spazio limitato. Vi invito a riscaldarvi in modo tale da prepararci poi a fare un lavoro specifico sull'articolazione della caviglia. Se riuscite, vi lasciamo qualche secondo, cominciate pure. Probabilmente qualcuno si è già scaldato a casa. Mattia sta facendo gli esercizi che abbiamo visto moltissime volte, delle coordinazioni con arti inferiori e arti superiori che servono ad attivare tutto il sistema. Come sei, Mattia? Riesci a proseguire? Vai, aspetti indicazioni. Ok, possiamo partire con un po' di lavoro specifico. Quindi io andrei a lavorare subito sulla caviglia, che è quello che abbiamo programmato insieme a Vincenzo. Ti chiedo di fare gli esercizi di attivazione che abbiamo visto. In particolare lavoriamo in questo momento sull'allungamento dell'articolazione inferiore. Ragazzi, riuscite a seguire? Ditemi se sono fuori schermo, se... Sì, se riesci a avvicinare un po' la telecamera. Ecco, perfetto, sì. Riesci a spostarti un po' alla tua sinistra, Mattia? Voi sapete che il CATA richiede una grande mobilità della caviglia, quindi tutti questi lavori iniziali sono fondamentali per permettere poi una prestazione di alto livello. Anche queste sono delle routine che abbiamo fatto moltissime volte e che comunque vengono fatte in ogni allenamento, cercando di ottimizzare quella che è poi la prestazione. Scusate, mi stanno dicendo che si vede solo Nick in grande. Cioè, ingranditemi Mattia Busatto. Sì. Capito? Ingrandite, mettete in schermo Mattia Busatto e Nicky che parla, hai capito? Perché Nicky, si vede Nicky in grande, non si vede Mattia Busatto. Fabio, riesci a... bisogna allora parlare, bisogna che tu spieghi Nicky e poi dopo Mattia esegue l'esercizio. Perché, diciamo, ha la priorità chi parla, quindi se parli tu chiaramente poi non riescono a vedere loro. In particolare se i partecipanti utilizzano un telefono, e non è così semplice, diciamo, vedere. Dobbiamo inquadrare più quello che mi stanno dicendo, più Mattia Busatto, perché sennò inquadravi solo te, okay, capito? Okay. Allora, okay. Direi di procedere così, Mattia. Io ti chiedo l'esercizio da fare, e poi, mentre lo esegui, visto che le conosci bene queste cose, se puoi spiegarle un po', in questo modo vieni inquadrato direttamente tu. Perfetto. Va bene. Ok. Quindi partiamo con la routine di allungamento della caviglia e spiegala per favore, così riusciamo a farla vedere bene. Ok, allora siamo partiti con delle coordinazioni base, non so se le avete viste prima, e adesso stiamo andando a mobilizzare la caviglia. Abbiamo detto che è l'articolazione a contatto col suolo e quindi è la più importante per la gestione dell'equilibrio. È importante che riusciamo a raggiungere ROM ottimali e dobbiamo riuscire anche a controllarli. Quindi adesso in questa prima fase noi stiamo andando a sbloccare l'articolazione in modo da raggiungere un ROM sempre maggiore
Gli esercizi sono due. Uno è caratterizzato dalla gamba piegata, quindi si andrà a lavorare più la parte distale, ad allungare la parte distale del tricipite surale. E il secondo è caratterizzato dalla gamba tesa, quindi si allungherà un po' la parte prossimale, quindi i tre appunti d'attacco del tricipite surale sotto il ginocchio. Lo eseguiamo a sinistra e a destra. Non c'è da aver fretta su questi lavori sono di pazienza assoluta. Diciamo che cosa dobbiamo fare quando si fanno questi lavori? Si deve respirare, concentrarci sui punti che devono rilassare. Quindi ad esempio io adesso mi sto concentrando molto sul tibiale. Dopo vi spiegherà Niki che c'è un processo fisiologico che alla contrazione dell'agonista succede una decontrazione dell'antagonista. Quindi contraendo il tibiale io decontraggo il tricipite surale. Ecco, perfetto. I muscoli coinvolti sono i muscoli anteriori della gamba propriamente detta, quindi prevalentemente il tibiale anteriore per quello che ci riguarda, e i muscoli posteriori della gamba, quindi prevalentemente il tricipite surale. E questi sono i due muscoli che ci interessano, ovviamente, che, ovviamente assieme a tutti i legamenti e i tendini che aderiscono alla caviglia. Noi adesso cercheremo appunto di allungare nel migliore dei modi tutti questi muscoli avanti e dietro la gamba e proponiamo quindi degli esercizi anche per ottenere un massimo risultato. Mattia, adesso ti sei posizionato in un modo diverso, se parli tu così vieni inquadrato e spieghi un attimo l'esercizio che stai facendo per il tricipite surale. Allora, prendo la parola io, e questo qua è un esercizio che a noi piace molto, soprattutto in questo momento che siamo a casa, viene anche abbastanza semplice e io ho un grosso beneficio da questo esercizio. Vedete che sono sopra un rialzo, e questo rialzo cosa mi fa fare? Mi fa, mantenendo la mia postura ortograda, riesco ad andare ad allungare tutto il tricipite surale, stimolandolo molto. Quindi faccio il cambio, vado a sinistra e vado a destra. Questa è un esercizio che può essere usato al posto di quelli che abbiamo mostrato prima o comunque anche diciamo che ottenuta una buona mobilità della caviglia, se si vuole ottimizzare ulteriormente, guadagnare ancora qualche angolo, questo può essere un esercizio successivo, diciamo, per allungare al massimo il tricipite. Multibalzi? Sì, procediamo con degli esercizi in movimento e in modo tale da stimolare molto la caviglia a una buona risposta elastica, caviglia intesa come articolazione, ma appunto anche tutti i muscoli che si inseriscono o originano vicino alla caviglia. Prego. Ecco, io lascio anche magari qualche secondo ai ragazzi per provarli questi esercizi. Mattia, puoi farli ancora, così hanno modo anche quelli che seguono l'allenamento di provarli. Ok, questi sono dei balzi dove noi sfruttiamo tutta la nostra articolazione della caviglia, ok? Quindi noi dobbiamo andare il massimo possibile in alto, dobbiamo spingere il più possibile in modo da stimolare il tricipite surale il più possibile, e dopodiché, quando io dopo i tre salti mi fermo, sono in controllo, cerco il controllo, quindi si deve attivare in modo massimale il nostro tibiale. Adesso ve lo mostro. Tre balzi grillo, massimo controllo in tenuta, quindi si stimola sia la parte posteriore, che è il tricipite surale, sia la parte anteriore, che è il tibiale.
Perfetto, ecco, è importante fare sia il lavoro molto rapido e molto elastico, perché stimolo la risposta elastica e allungo al massimo in maniera attiva la caviglia, sia arrivare bloccando il piede, perché questo stimola il lavoro del tibiale anteriore, che poi è utile anche nella tecnica e nel kata. Io andrei avanti. Hai un elastico a disposizione? Farei un ultimo esercizio per la caviglia. Beh, se non avete un elastico potete usare anche una cintura o qualcosa di simile. Giusto per avere... che non mi venga giù il tavolino della camera. Ok, e ecco, bisogna fare questo lavoro con il piede. Mattia, parla tu così ti inquadrano. Allora, qui abbiamo parlato di due muscoli che intervengono nella gestione della caviglia. Ovviamente il discorso è molto più complesso, ma l'abbiamo semplificato così. Abbiamo detto che alla contrazione del muscolo anteriore, che è il tibiale, si decontrae quello posteriore, che è il tricipite surale. Quindi noi dobbiamo sempre sensibilizzare il nostro tibiale. Questo è un ottimo esercizio di sensibilizzazione, dopo come ce ne sono moltissimi altri, eh. Però questo vi mostro quelli che piacciono a me e quelli con cui mi trovo bene io. Quindi questo qui è un ottimo esercizio di sensibilizzazione del tibiale e vi consiglio di provarlo e soprattutto percepire la sensazione che avete prima di fare questo esercizio qua e dopo questo esercizio qua. Quindi concettualmente è un po' di stimolazioni rapide, controllo. Un po' di questo lavoro qui e dopo il lavoro di stimolazione sul tibiale. Stiamo cercando di dare delle pillole per far comprendere bene quanto è importante il lavoro della caviglia e avere una sensazione precisa, una grande propriocezione della caviglia stessa e del lavoro dei muscoli che sono agonisti o antagonisti a seconda del movimento che sto producendo. È importante sentire bene che quando il tibiale si contrae, il tricipite si rilassa e quando il tricipite si contrae, il tibiale di conseguenza si deve rilassare. Mattia, fallo ancora qualche volta e spiegalo. Spiega anche quando si contrae il tibiale e quando si decontrae il tricipite, così anche i ragazzi a casa magari possono provare il lavoro. Il discorso è quello che ho fatto prima. Noi abbiamo in questa situazione qua, dove c'è il tibiale totalmente allungato, noi dobbiamo fare questa cosa, tiriamo. Il tibiale è questo muscolo qui, quindi contraendolo viene sul piede, ok? Dentro proprio in gergo, ecco. Quindi si flette la caviglia sulla gamba propriamente, il piede sulla gamba propriamente detta, e qui si dovrebbe rilassare il tricipite surale. Quindi questo è un po' il gioco che noi dobbiamo fare. Ok, ovviamente questi lavori vengono fatti tutte le sere, quotidianamente, perché la caviglia è veramente un fattore limitante della prestazione nella specialità del kata. C'è una caviglia non buona, rischia di compromettere una prestazione che magari per altre cose può essere buona. Questo che sta andando a fare è un altro esercizio che stimola molto l'allungamento del tibiale. Mattia, prendi la parola un secondo. Ok, allora, ovviamente noi abbiamo parlato di allungamento del tricipite surale, però sappiamo che noi dobbiamo portare avanti comunque un allenamento armonico su tutti i gruppi muscolari che gestiscono l'articolazione. Quindi come allunghiamo il tricipite surale dobbiamo andare a allungare anche il tibiale. E questo è un altro esercizio che vi propongo che a me piace molto. Ecco. Sono seduto sui miei piedi e sto mettendo proprio in estensione questo angolo qui. Questo angolo qui. Ok? Quindi sono in questa situazione qui. Porto sulle ginocchia perché così fa ancora più tensione. Ma già così se uno ha la caviglia rigida tira un po'. Ovviamente i piedi devono essere messi il più dritti possibile. Ok? Così più sono storti, meno tira. Prego. Ok. Un'ultima cosa che abbiamo concordato di fissare prima dell'allenamento. So che Vincenzo ha molte cose a portare avanti. Volevamo parlare un attimo di core.
si parla tantissimo nello sport di core adesso, in realtà è un concetto molto complesso. Ci sono dei muscoli stabilizzatori, dei muscoli di movimento, c'è una coordinazione poi con il lavoro del diaframma e quindi ci sono veramente tanti esercizi importanti da fare. E nel kata in particolare una grande stabilità e un grande controllo motorio del core condiziona fortemente il lavoro che vado a fare. E, per favore Mattia, fai vedere un paio di esercizi dove... Gli esercizi sono dai, come abbiamo detto prima, ce ne sono una miriade. Proponiamo sempre quelli che mi piacciono, mettiamola così, ecco. Quindi partiamo da degli esercizi più generali, come dei semplici crunch, che comunque vado a stimolare anche le catene crociate anteriori. Posso farlo a livello posteriore per le catene crociate posteriori. Questi sono esercizi generali che fate anche normalmente in una palestra di fitness. Poi un po' alla volta creiamo dei collegamenti verso esercizi più specifici per noi. Scusa Mattia, prego. Ok, andiamo su qualcosa di più specifico. Quindi iniziamo a introdurre le quadrupedie, sempre andando a lavorare sulle catene crociate. Siamo in sospensione, quindi 4 punti d'appoggio. Mani e piedi. Ripeti qualche volta in modo che possano farlo anche a casa. Sì. Quindi ovviamente qua anche i muscoli antirotativi si attivano, gli stabilizzatori. Ok. Questa è una grande educazione del controllo motorio del corpo, perché... Mi sentite? Fabio, scusami, si sente? Sì, sì, si sente, Nicky. Vai pure. Che... Mi sento bene. Sento l'andare... Ok. Dicevo che è una grande educazione del controllo motorio del corpo, perché poi nel kata è fondamentale mantenere un grande equilibrio, un grande controllo. Alcune parti si devono muovere in maniera molto agile e molto sciolta, altre devono dare una grande stabilità. Per cui questo fattore del core, una grande coordinazione tra i muscoli stabilizzatori e i muscoli di movimento, diventa veramente importantissima. Mattia, fai un esercizio un po' più specifico, per favore, più vicino alla nostra disciplina. Ok, allora noi utilizziamo, se vogliamo già andare un po' sulla tecnica, possiamo introdurre anche il discorso con l'elastico, quindi un elastico attaccato alla nostra cintura e eseguiamo una spinta. Boom. 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 Qui siamo costretti, con l'utilizzo di posture che nel karate ci sono molto utilizzate, a stabilizzare tutto il nostro busto. Quindi inseriamo degli esercizi che sono funzionali per il karate, con una destabilizzazione per il busto. Quindi siamo costretti a sovradimensionare il lavoro del nostro addome, del core per in generale. Ok, dopo magari lo rifai. Io do un suggerimento a chi guarda di guardare bene quanto la parete addominale ovviamente deve essere contratta, ma non è solo quello, è tutti i muscoli che afferiscono, diciamo, al core, al busto, devono lavorare per stabilizzare la posizione, per resistere a una resistenza all'elastico, e nel frattempo Mattia spinge con la gamba, come avviene appunto nel kata, assume una posizione che è un Zenko Tsudachi simile, e all'arrivo la gamba avanti deve posizionarsi, come è tipico del kata nel Zenko Tsudachi, il tibiale anteriore deve predisporre la caviglia con l'angolo corretto e devo bloccare subito la posizione. Una cosa interessante quando faccio questo esercizio, per esempio,
visto anche che in questo momento i regolamenti sono molto attenti a alla questione dello sbattere i piedi, eccetera, eccetera, è cercare di muovere il piede che si sposta in avanti radente al suolo, quindi non sbatterlo sul tatami, ma muoverlo in maniera da essere molto rapide, ma bloccare immediatamente senza scuotere il tatami. Mattia, fallo un po' di volte, così magari lo fanno gli altri e cura questo. Ok. Ok, allora quando fate questo esercizio sentirete una grande attenzione a tutto quello che stabilizza la posizione. Ovviamente è anche un esercizio di preparazione fisica per i muscoli che spingono in avanti, ma se volete curare particolarmente la tecnica dovete fare grande attenzione anche a come viene posizionata la gamba avanzata. Mattia, vuoi aggiungere qualcos'altro? Ok, questi sono gli aspetti fondamentali. Dopo ovvio che noi li stiamo facendo piano e proprio dal punto di vista didattico. Ovviamente quando si inizia ad aumentare la velocità diventa sempre più complicato riuscire a gestire il busto dritto, diventa più complicato a gestire la sbattuta del piede per terra, quindi l'appoggio del piede a terra, diventa complicato riuscire a spingere col gluteo e quindi con la gamba, l'estendere la gamba dietro forte, ovviamente con l'aumentare della velocità e delle ripetizioni della stanchezza aumenta proprio la difficoltà di gestione di questo esercizio che apparentemente è banale. Io ti chiederei allora proprio di farne una serie da 8, 4 per gamba forte e credo che la qualità che abbiamo cercato in questo ultimo periodo sia proprio quella di stare attenti a tutti questi aspetti tecnici con un'intensità elevata. Riesci a fare un'ultima serie spingendo un po' di più? Guarda, sono attaccato a un tavolo, se non mi tiro dietro il tavolo... Pattino col tatami, però dai, quasi. Ecco, vabbè, a parte le difficoltà dovute al momento, mi sembra che il piede, almeno da quello che vedo da qui, sia stato radente al suolo. È una cosa molto importante. Noi quindi cerchiamo di creare questi presupposti alla tecnica di qualità. Vincenzo, ho fatto un'introduzione che si allinea con quello che mi avevi chiesto? Sì, allora va benissimo, nel senso che questi sono i lavori che si possono proporre e per il tempo che abbiamo in questo momento sono fruibili. È ovvio che volevo sfruttare questo tuo questo inserimento che mi hai fatto fare per far vedere una piccola fotografia alle persone, per farvi rendere conto di cosa stiamo, su cosa stiamo cercando di ragionare. Fabio, dammi conferma che... un attimo. Allora, quello che state vedendo sono i parametri su cui le competizioni internazionali e nazionali si svolgono e quali sono le osservazioni che gli arbitri vanno ad attenzionare. Come potete vedere, sulla vostra sinistra trovate in inglese e invece la traduzione a fianco, la parte tecnica nel kata è una parte molto articolata, su cui bisogna spendere tantissimo tempo e su cui questi prerequisiti di cui stiamo parlando... Perdonami se ti interrompo, però si vede lo schermo con la slide tagliata a metà. Ah, e allora scusate, non sono riuscito, riprovo. Vediamo se riesco, se no ho fallito.
Ancora sempre come prima? Sì, come prima. Prova a togliere la modalità tutto schermo del browser, se stai usando il browser. Allora ripeto. Vediamo se funziona. Si vede diverso? Top. Sì, perfetto, sì. Ottimo. Ok, e come grazie. Dicevo, potete notare quali sono le condizioni per cui poi gli atleti vengono analizzati e indagati dagli arbitri. Quindi tutta la parte delle posizioni di base, la tecnica, il movimento di transizione, cioè come spostarsi, sono condizioni necessarie per poter ottenere una valutazione sufficientemente buona. Ecco a questo punto il perché, ritorno, si dedica molto tempo a questi aspetti che nel momento in cui adesso apriremo la tecnica non sono aspetti che dovrebbero essere troppo carenti, perché comprometterebbero tutta la parte coordinazione, di equilibrio e di conduzione del movimento. Quindi noi cosa facciamo? Come stava facendo benissimo Niki, dedichiamo del tempo importante a questi aspetti per non perderli poi e per non spenderci troppo tempo quando avremo richieste di tipo tecnico. Niki, se vuoi concludere, magari tu ti lascio la parola. Io credo che, insomma, sono già le 16:40, probabilmente siamo già andati oltre. Volevo solo concludere dicendo questo, con Mattia, per il livello di prestazione che state raggiungendo adesso, queste cose sono veramente importanti, perché avere una caviglia che non lavora nel modo corretto o non avere sufficiente potenza o non avere un controllo motorio del cuore adeguato rende poi la prestazione, almeno da quello che abbiamo detto, da quello che ci sentiamo di dire, non adeguata a quello che è il livello altissimo che adesso incontriamo in Premier League. Insomma, ecco, volevo solo concludere dicendo che ci sentiamo di dire che questo lavoro è veramente fondamentale. Ti auguro buon lavoro, Vincenzo. Grazie, grazie mille. Allora, provo a introdurmi un attimo e così faccio recuperare un secondo gli atleti. Allora, prima vi spiegherò la modalità con cui andremo a lavorare, per dare modo a tutti, visto che non so che tipo di utenza abbiamo davanti, non vedendovi, di poter provare con un'intensità gestibile. Non è importante dover cercare di fare forte e veloce in questo momento, ma cerchiamo l'apprendimento e la comprensione sulla qualità. Dunque, svolgeremo degli esercizi che partono da posizione retta e poi arriveranno a degli avanzamenti singoli di una postura sola, perché non so lo spazio che avete a disposizione. Il tempo sarà di consegna dell'esercizio, Mattia lo svolgerà per un minuto e mezzo, così a voi avrete la possibilità di provare a seguire quelle che sono le attenzioni che Mattia in autonomia fa. Io vorrei sottolineare un aspetto. Rendere gli atleti autonomi è fondamentale, cioè noi spesso lavoriamo su l'autoesigenza, cioè creare nel ragazzo una condizione di maturità elevata sul richiedersi autonomamente la perfezione da quella che è la consegna del tecnico. Quindi anche questo modo che in questo momento stiamo cercando di affrontare, quindi la conference call o comunque l'allenamento attraverso internet, può aiutare in questo senso, perché ognuno di voi si trova un pochettino a doversi condurre, condizione che spesso è anche avviene spesso anche in palestra, perché il maestro non sempre riesce a dedicare tempo a tutti nell'ugual modo, e quando si gira per seguire un altro ragazzo la nostra autoesigenza deve essere molto spiccata e devo continuare a rimanere sul compito per cercare di sviluppare questi esercizi. Allora, adesso passerò la visuale a Mattia, che sta svolgendo degli esercizi in posizione eretta, partendo sempre dalla pressione dei piedi per arrivare all'esecuzione del pugno, passando dall'anca.
Dimmi Vince, okay, se mi vedi darei bene, se... la possibilità ora di farli eseguire a tutti coloro che ci stanno seguendo. Vi do delle indicazioni mentre... Io cambio visuale, cambio lato ogni tanto, eh. Ok, volevo solamente dirvi due cose. Svolgetelo, cercate di partire da un'intensità bassa, mantenendo in attenzione gli aspetti fondamentali. Quindi gli appoggi devono rimanere saldi, il movimento dell'anca spinge l'estensione del pugno e soprattutto la posizione dell'ichite, quindi del braccio che è al fianco, deve essere conservato in maniera adeguata. Quindi non deve prendere traiettorie larghe il pugno, ma deve rimanere vicino. E l'importanza del pugno non è solo nell'uscita ma anche nell'ingresso, quindi la pronosupinazione dell'avambraccio deve essere eseguita in maniera corretta. Altro aspetto importante che dovete mantenere è la posizione delle spalle. Le spalle non devono alzarsi, devono rimanere composte e devono consentire il movimento adeguato al braccio in estensione. Molto bene, un altro aspetto che dovete curare nel movimento è quella della respirazione, che è uno degli aspetti che poi vengono analizzati e indagati in fase di competizione e di esecuzione, dove il respiro che deve essere eseguito, quindi l'espirazione, non deve essere forzato, deve essere naturale, non deve sovrastare il rumore del karateji e del movimento corporeo, quindi non deve rinforzare il cosiddetto kime, ma deve dare la possibilità al movimento, provo magari a dare sostegno ai ragazzi, nel momento in cui esce la tecnica, di eseguire un kime che parta dal movimento corporeo e non dalla bocca. Il respiro serve solo a portare fuori aria, bene. Ok, darei un attimo di recupero in questo momento. Ci fermiamo, così potete, se avete bisogno di bere, se ci sono bimbi, potete sfruttare questo momento. Nel frattempo vorrei provare a farvi vedere una piccola foto, se riesco a tirarla fuori. Si vede, Fabio, aiutami. Sì, si vede correttamente, grazie. Perfetto. Allora, questo schema simpatico che, insomma, è colorato, ma vorrei lasciarvi solamente l'attenzione su tutto ciò che poi sarà importante riuscire a fare con la tecnica. Come vedete, ci sono dei distretti dedicati alla mobilità e dei distretti delegati alla stabilità. E si alternano, perché se partiamo dal colore viola delle caviglie, passiamo alle ginocchia, e poi ci rialterniamo nuovamente alle anche, e poi partiamo sulla parte lombare, saliamo sulla parte toracica, arriviamo alla parte cervicale, vedete che mobilità e stabilità si continuano ad alternare. Che cosa significa questo? Significa che il movimento deve avere una grande funzionalità in movimento, ma deve avere anche una grande efficace funzionalità in stabilità. Se no, questa condizione ci porterà ad avere dei difetti tecnici, ma anche delle perdite di equilibrio e di efficacia sul gesto che noi andiamo a svolgere. Quindi tutto ciò che noi stiamo cercando di sviluppare in questo momento è al fine di far comprendere a chi esegue, perché è importante che chi esegue capisca bene quello che deve andare a svolgere, che ci sono dei distretti dedicati
come avevamo visto inizialmente sulla parte di attivazione, alla mobilità come la caviglia, ma sopra la caviglia abbiamo un ginocchio che nell'esecuzione tecnica che adesso Mattia ci farà vedere, dove passiamo da una posizione ortostatica a uno Zenkutsudachi Sudaci, se è possibile Mattia fallo fronte telecamera, perché mi serve indagare il ginocchio anteriore nell'avanzamento. Okay, okay. Quando verrà in posizione di Zenkutsudachi Sudaci Tateshuto, dovremo osservare l'appoggio della caviglia posteriore, l'appoggio della caviglia anteriore, ma soprattutto la posizione del ginocchio, che deve essere stabile e non deve muoversi, per consentire poi l'esecuzione del Tateshuto. Ok, parto io allora, Vince? Sì, sì Mattia, esegui il Tateshuto, gli Akutsuki, un po' di volte a velocità bassa, cerchiamo di far comprendere il movimento. Dimmi se devo cambiare visuale. No, no, va benissimo così. Tieni questa intensità e pregherei tutte le persone di incominciare a provarlo cercando di percepire i piedi in appoggio, le ginocchia, quindi le gambe bene stabili a terra e poi l'esecuzione delle braccia che eseguono una parata e un contrattacco. Dilatiamo un altro po' il tempo di attesa tra il Tateshuto e lo Yakutsuki. Facciamo vedere bene la prima tecnica e poi la uscita della seconda. Bene, alcuni consigli per uno svolgimento corretto. Il movimento che parte da posizioni ortostatiche, arriva da una posizione come lo Zenkutsudachi che ha un baricentro più basso, deve svilupparsi in maniera, nella maniera seguente. Mattia, se è possibile, facciamo vedere il cambio di altezza. Sposta un pochettino, bravissimo, ok. Facciamo vedere, prima di eseguire l'avanzamento in Zenkutsu, come cambia la nostra altezza prima di proiettarci in avanti. Quindi esattamente, il baricentro scende, si avvicina al suolo e poi eseguiamo un avanzamento. Bene, allora, nel frattempo vi aggiungo dei dettagli che possono essere utili al miglioramento di questa conduzione tecnica, e cioè che nel momento in cui inseriamo l'esecuzione e il movimento degli arti superiori, non dobbiamo perdere l'importanza e l'attenzione che abbiamo dato precedentemente ai piedi. Cioè, spesso quello che avviene è che nel momento in cui la parte superiore prende possesso un pochettino dell'esecuzione, la parte attentiva viene meno sui piedi. Invece sono sempre fondamentali, sono sempre importanti, come tutto il lavoro che abbiamo fatto prima di attivazione sulla parte del piede, perché sono l'origine del movimento. Quindi non dobbiamo pensare al movimento sulla parte alta, ma dobbiamo sempre creare una catena di conduzione che parta dai piedi e arrivi fino alla conclusione del pugno in esecuzione in questo movimento. Adesso lo rivediamo un altro po'.
e poi aggiungeremo una tecnica. Sempre in Tateshuto Yako eseguiamo il Rensuki, però dopo il Tateshuto, quindi due pugni dopo il Tateshuto. Sì, meglio questa posizione in cui sei. Bene, vediamo come il movimento risulta essere pulito e adeguato e non cambia l'ordine e l'origine del movimento, quindi sono sempre i piedi che fanno partire il movimento. Ok. Allora, in questo momento possiamo intervallare l'esercizio tecnico con un po' di mobilità e un po' di allungamento, quindi possiamo eseguire degli esercizi che vanno a defaticare il concentramento di sangue nei muscoli delle gambe, ad esempio, quindi magari facciamo un po' di allungamento sulla parte del quadricipitale. Questo aiuta lo smaltimento un po' dell'acidificazione nelle gambe, avendo una serie abbastanza lunga di movimenti che passano da un dinamico e arrivano in fase statica, quindi questo lavoro spesso dobbiamo cercare di tollerarlo sempre un po' di più, perché forse in questo momento a casa la tolleranza magari si è abbassata un po', quindi cerchiamo di supplire e nel mentre cerchiamo di ragionare sul passo successivo, dove andremo a concatenare l'esecuzione del calcio Maigeri. Quindi partiamo da posizione retta, passiamo Tateshuto Rensuki ed eseguiamo Maigeri Yakutsuki in arretramento. Quindi che cosa cercheremo di fare? Cercheremo di portare sotto controllo tutto quello che può essere il movimento che parte sia dalle gambe che dalle braccia, in una, diciamo, in uno spazio che è contenuto. Quindi potete ben capire che il karate riusciamo ad allenarlo e avere la possibilità di svilupparlo anche in spazi che non richiedono grandissime dimensioni. Quindi questo è un grande vantaggio per le nostre discipline, perché ci danno la possibilità di continuare a lavorare e a mantenere alta la qualità della tecnica, che in questo periodo in cui ci troviamo, e questo è anche il lavoro che sta svolgendo Mattia e gli atleti che sono con noi come Gianluca, Alessio, stanno cercando di fare in questo momento. Cioè apriamo, tra virgolette, dei cantieri tecnici per cercare di migliorare gli aspetti prevalentemente qualitativi, perché poi sulla condizione fisica si avrà il tempo di ritornare al 100%, visto che le tempistiche si prospettano un po' lunghette. Mattia, possiamo introdurre da posizione a Cicidaci Yoi, facciamo Idari Tateshuto, quindi sinistro, Rensuki, Maigeri Yakutsuki ritornando indietro. Bene, ripartiamo sempre da posizione Yoi e lo eseguiamo per un po' di volte, facciamo 6 volte per lato, intensità media.
si sta bene, mentre lavorate, continuate a sviluppare questo Kion, cerchiamo di mantenere alta l'attenzione su degli aspetti. Come prima cosa che abbiamo inserito nuova è il Magheri. Nell'esecuzione del Magheri il tronco non deve andare indietro, quindi non deve cadere al di là della perpendicolare del baricentro. Deve essere la gamba che esegue l'estensione in avanti e poi ritorna in appoggio. Rivediamo Mattia. Ok, un po' di recupero e ora invece di allungare la parte anteriore faremo allungamento sulla parte posteriore, quindi cercheremo di andare ad allungare tutta la parte dei flessori. Puoi inquadrare anche Mattia se preferisci, Fabio, così vedono l'esercizio. Guarda, allora questa è una postura della nostra routine classica, l'abbiamo iniziata prima, come diceva maestro Vincenzo, per andare ad allungare la parte anteriore della coscia, quindi i quadricipiti, dopodiché ovviamente il quadricipite è biarticolare, quindi da uno e dall'altro punto d'ancoraggio, quindi ginocchio avanti e dopo un ginocchio indietro, dopodiché quello che ha chiesto adesso è di passare alla parte posteriore, quindi questo è il primo esercizio. Ovviamente cerchiamo di approcciarlo con una schiena dritta, non ci ingobbiamo in questo modo qua, ma cerchiamo di andare giù belli dritti. E anche qui, come abbiamo detto all'inizio, quando abbiamo parlavamo di allungamento, la cosa essenziale è proprio il rilassamento, quindi andare a respirare senza aver fretta. Sentiamo che il muscolo si rilascia, ci aiutiamo muovendolo e dopodiché, essendo biarticolare anche questo è l'altro esercizio. Quindi accorciamo la gamba e andiamo ad abbassarci col busto. Cambio visuale, eccolo qua. Quindi uno allungherà più medialmente e l'altro prossimalmente. Eccolo qua. Ok, Vincenzo. Bene, ottimo Mattia. Io direi che a questo punto, visto che abbiamo allungato la parte posteriore, possiamo riprendere un attimo il Magheri cercando di spiegare un paio di aspetti legati al Magheri. La cosa che adesso vedremo sarà un esercizio proprio di eutico supino, quindi poi Mattia si metterà supino e cercheremo di ad andare ad analizzare e a fissare bene tutti i passaggi cardine del Magheri, che saranno, e adesso magari mentre svolge Mattia ce li racconta. Vai Mattia, prova a spiegare okay. Come li svolgi, così si capisce meglio. Allora, questa è la cosiddetta rapidità segmentaria. Ne abbiamo parlato un sacco di tempo, sono stati espressi e spiegati benissimo questi esercizi. Riproviamo a riporre l'attenzione sui punti critici. Allora, ovviamente sappiamo benissimo che quando parliamo di calci il caricamento è uno degli aspetti principali, quindi questa prima fase di caricamento diventa essenziale. Quindi in una prima fase dell'approccio alla rapidità segmentaria andiamo a sviluppare questa capacità qui. Quindi cerchiamo di portare il nostro ginocchio più vicino alla spalla possibile. Se riusciamo, iniziamo già a mentalizzarci sul fatto della gestione del nostro busto. Quindi quando noi flettiamo il ginocchio al petto, non dobbiamo fare questa cosa qui, queste cose qui. Ovviamente la mobilità articolare ci aiuta. Più disponibilità della catena posteriore abbiamo, meno dobbiamo fare questo incurvamento del busto. Quindi stiamo belli impostati e tiriamo su
il nostro ginocchio. Un altro punto di spiegazione molto interessante è questo angolo qui. Non dobbiamo caricarlo aperto, ma bello chiuso. Ok, quindi questo qua è il primo aspetto, il caricamento. L'altro aspetto è il MyLayer in sé. Quindi da caricamento c'è una fase di estensione, curando bene il cosci, che sarà il punto di impatto, quindi, e dopo l'ikkyashi. Quindi lo riproponiamo destra e sinistra. Quindi caricamento, esecuzione del maigeri, ikkyashi. Questa è la spiegazione proprio analitica. Dopo Vincenzo, dimmi te se vuoi che lo facciamo più... No, bene, io direi che sei stato bravissimo. Più lo spieghi, più capisco che anche negli atleti, questa è una cosa che dovete svolgere sempre, la spiegazione dell'esercizio, perché vuol dire che la comprensione è chiara. Analizzati questi tre punti cardini, quindi il richiamo, l'estensione e il recupero, lo proviamo a svolgere un pochettino, cercando di renderlo più fluido e di svolgerlo in maniera più coordinata e più agevole possibile. Quindi rivado io. Quindi allora diamo fluidità a questi tre punti, non ci soffermiamo più su questi punti dove poniamo l'attenzione, e il calcio dovrebbe venire fuori così. Pum, maieri e recupero. Pum e recupero. Impatto e recupero. Pum. Ok, io direi che potete procedere continuando tutti voi, Mattia, con una fase di allungamento posteriore, in maniera tale da andare a defaticare questo lavoro. Quindi lo alternate, potete eseguire 10 ripetizioni, ad esempio, di maigeri, 5 per lato. Terminati i 10 calci, eseguite la parte di allungamento che sta svolgendo ora Mattia, Fabio può inquadrarlo. Quindi questa è il circuito, la routine che abbiamo detto prima. Siamo a gamba tesa, teniamo senza fretta, abbiamo detto. Ovvio che è diverso il tempo di allungamento tra una ripetizione e l'altra, e dopo è il diverso l'allungamento quando noi finiamo le serie, quindi a fine dell'esercizio. Quindi adesso che ne abbiamo fatto 10 magari prima, allunghiamo un po' giusto per smaltire l'acidificazione e ricominciamo a fare i magari. Dopo, quando abbiamo finito la nostra, non so, magari 3 serie, ovviamente allungheremo un po' di più, con più intensità. Quindi ricominciamo. Magari... e ritorno, magari e ritorno, magari e ritorno, magari e ritorno. Stiamo ben attenti al caricamento, l'estensione, il ritorno e l'andata a terra. Caricamento, estensione, ritorno e andata a terra. Man mano che ci sentiamo a nostro agio nel passaggio di questi punti, aumentiamo l'intensità. E ritorno. E ritorno. E ritorno. E ritorno. Ok. Vai. Benissimo, Mattia. Allora, a questo punto prendiamo un attimo di recupero e proviamo poi adesso a ritornare invece alla concatenazione tecnica. Ora cercheremo di aggiungere l'avanzamento che non abbiamo ancora fatto, e lo svolgiamo dopo aver fatto questa sequenza. Quindi partiremo da una posizione sempre di yoi, eseguiremo tateshuto iniziale con Rensuki. Invece di eseguire l'avanzamento immediatamente, eseguiremo di nuovo maigeri yakotsuki ritorno. Da quello yakotsuki faremo passo avanti e svilupperemo oitsuki. Ok, allora, spero mi hai sentito bene, Mattia. Sì.
Tateci tu avanzando, ma ieri Giacuzzupi indietreggiando. Comunque correggimi. Allora, quindi partendo da Yoi, prendiamo sempre la nostra altezza. 1, 2, 3. Percepisco bene i piedi. Tateshuto. Da qui non facciamo più Renzuki, ma facciamo il nostro. Maigeri, Jakuzuki. Da qui mettiamo il Chonzuki sinistro e poi eseguiamo avanzamento Izuki. Esattamente, e lo ripetiamo da capo. Quindi il Renzuki ce l'abbiamo dopo il Maigeri. Ok, quindi allora prendo l'altezza, Tate Shuto, Maigeri, Jakuzuki, Junzuki e Izuki. Bene, allora, mentre lo provi un attimino, non mi aiuta. Io spiego solo due cose, Mattia, così tu intanto lo registri un attimo. L'importanza dell'avanzamento. Allora, avanzare significa comunicare a chi ci osserva che la nostra massa va verso qualcosa. Oggi è molto importante questo aspetto, ma lo è sempre stato sostanzialmente, perché l'arbitro e chi giudica il movimento del corpo di un atleta sul tappeto vuole osservare in maniera dominante il combattimento. Quindi noi dobbiamo far capire, non avendo l'opponente davanti, che questo pugno che sta avanzando deve andare verso qualcuno che è di fronte e non deve essere un gesto che imploda o comunque che cada addosso a chi lo sta eseguendo. Questo è fondamentale nella spiegazione quindi corporea del movimento nello spazio, ed è quello che poi agli arbitri e agli spettatori e chi osserva fa comprendere se è qualcosa di veritiero oppure no. Quindi adesso Mattia ci aiuterà un pochettino a svilupparlo. Allora, cambio visuale che di là non si vedeva bene. Abbiamo detto, ripercorro un po' quelli che sono gli aspetti che ha detto Maestro Vincenzo. Quindi prendiamo l'altezza corretta. Mi abbasso, mi abbasso, mi abbasso, mi abbasso, Tate Shuto. Da qui c'è un contrattacco Maigeri, Jakuzuki, Junzuki, e adesso andiamo a esprimere quel concetto di profondità di cui parlava Vincenzo. E fa avanti, zoom, e avanti, e avanzo, e ritorno indietro. Faccio dall'altra parte, prendo l'altezza, Tate Shuto, Maigeri, mi si è staccato il tatami, e Izuki avanzando. Ora, Mattia, va benissimo, io proverei ad aiutare un pochettino chi ci guarda, abbassando un pochettino la velocità. Dobbiamo cercare di dare un concetto che è quello qualitativo, quindi proviamo ad abbassare un pochettino l'esecuzione come velocità, okay. Soprattutto nella fase di avanzamento, vorrei che provassi a dare attenzione agli appoggi e il tronco come viene gestito. Quindi è vero che dobbiamo spingere in avanti, ma non dobbiamo lanciare il tronco fuori dalla perpendicolare del baricentro, quindi, perché sennò vuol dire andare con la faccia contro l'avversario, invece no, la faccia rimane, il tronco rimane perpendicolare e l'avanzamento. Ok. Bene, sottolineo solo, attendimi un attimo Mattia, spiego un aspetto fondamentale che può essere utile sia nel kata che nel kumite. La gamba anteriore, che va in posizione di affondo sostanzialmente perché raggiunge un angolo quasi di 90 gradi, esegue una contrazione un po' anomala, perché è una contrazione che si chiama ecocentrica, cioè abbiamo la necessità di non far dominare la contrazione del quadricipite nell'arrivo, perché sennò
postura, il nostro equilibrio viene rigettato. Se Mattia mi aiuta un attimino, non so se vedo che è inquadrato Mattia, spero si sia sentito quello che ho detto. Sì, io ti ho ascoltato anch'io, ero fermo. Ah, ok, Mattia, analizziamo un attimino la gamba d'arrivo anteriore, cercando di far comprendere bene come il quadricipite deve allungarsi, quindi contrarsi in maniera eccentrica, e invece i flessori devono concedere questo allungamento, perché se il quadricipite blocca la possibilità di andare in affondo, la posizione risulta esattamente ancora un po' più piano, per favore. Eseguila ancora più lentamente nell'arrivo. Ok, quindi stavo vedendo dove posizionarmi bene il piede. Allora, sì. Stiamo parlando della gamba anteriore, che quando andrò in posizione sarà quella posteriore. C'era questo passaggio qui. Ok, il primo passaggio è questo. A me interessa ora la gamba sinistra, quando viene in appoggio, deve concedere il raggiungimento dell'angolo ottimale sul ginocchio anteriore. Non deve rigettare l'arrivo del peso. Esattamente. Bene, questo è fondamentale, perché sennò il movimento risulta con delle vibrazioni, risulta che nel momento in cui appoggiamo la gamba anteriore il peso ritorna indietro, e questo movimento nella parte di giudizio tecnico è una nota di non sufficienza e non positiva, quindi non dobbiamo effettuarlo. Prima, se riesco, ve lo faccio rivedere. Avevamo osservato questo. Credo che sia importante. Dammi, Fabio, sempre conferma che si veda bene, perché ho paura che... Perfetto, perfetto. Veda male il file. Grazie. Ecco. Se voi osservate la valutazione tecnica, nel movimento di transizione c'è proprio una voce che è dedicata alla valutazione, e fa parte proprio di questo aspetto. Inoltre interviene nella valutazione atletica, perché se l'equilibrio in arrivo dell'avanzamento non è ottimale, quindi ritornando alla valutazione tecnica, perché sono tutti i parametri che sono scorporati nella valutazione arbitrale, ma poi nell'esecuzione si concatenano, sono tutti anelli incastrati uno con l'altro, no? Potete guardare come la posizione di base ha una sua proprietà, quindi è fondamentale dedicare tempo e attenzione a questi aspetti, perché sono poi, nel momento in cui sono solidi e chiari, sono il frutto di quello che poi uscirà con il kata. Ok, Mattia, ci sono. Io proverei a spostarci un attimino da l'avanzamento solamente di Zenko Tsudachi Maigeri alla concatenazione precedente, però spostiamoci dal Maigeri allo Yokogeri, che è un calcio Bene. Che troviamo spesso nei kata. Malefico. Quindi Malefico. Cosa facciamo? Facciamo prima, esatto, da posizione di Zenko Tsudachi, utilizziamo la gamba posteriore e eseguiamo un classico Maigeri Yokogeri in Ushiro, quindi posteriore, e atterriamo in Yoko Empi, quindi, o Yakutsuki, come preferisci tu, va bene anche Yakutsuki. Quindi Yokogeri, Yakutsuki, esatto. Lo sviluppiamo qualche volta, prova a farlo piano piano. Se hai bisogno puoi eseguire degli esercizi di allungamento sulla parte coxo femorale per sbloccare un pochettino la parte dello Yoko. Spesso, prima di iniziare a eseguire i calci, è buona cosa cercare di andare a lavorare su tutta la parte della coxo femorale, quindi la mobilità che nel lavoro del calcio, in maniera tale da essere preparati per poter sviluppare gli yokogeri. Vai Mattia, se vuoi spiegare due cose su questi esercizi, visto che li stai svolgendo. Ok, qui ci riattacchiamo alle routine di prima, quindi... Qui andiamo a lavorare su tutta i rotatori i rotatori, quindi da qui bacino perfettamente allineato, andiamo a eseguire un'extra rotazione, e dopodiché andiamo a stare bene attenti a spalla, anca, tallone, e siamo belli in linea,
e andiamo a eseguire un'ulteriore extra rotazione del piede e vado giù, extra rotazione e vado giù, extra rotazione e vado giù. Dovremmo riuscire a tenere il bacino più fermo possibile. Ovviamente questi sono degli esercizi che, come mi piace dire all'inizio, mi piace dire sullo stretching e comunque esercizi di mobilità e flessibilità, sono tanti, non c'è un mix perfetto, sono tanti esercizi che possono funzionare e la discriminante è anche, diciamo, quanto un esercizio ti può piacere, quanto lo percepisci bene, quindi quanto a tuo agio sei mentre lo fai, e questo qua diciamo che è una discriminante molto importante nella buona o nella cattiva riuscita dell'esercizio, ecco, perché dopo alla fine il sentirsi a proprio agio mentre si fa un esercizio ci permette di rilassarci, ci fa cogliere le tensioni in maniera più favorevole, quindi c'è sempre una propedeutica. In questo momento io sto facendo questo e mi dà un bel feedback. Dopodiché adesso sto solo facendo questo ROM qua, aumento ancora il ROM di extra rotazione e sono qua. E sono qua. Con questo io vado a prepararmi per poi l'esecuzione del mio Yoko Gary. Ok. Mi preparo. Vincenzo, sì. Prima di fare lo Yoko Gary, posso fare anche degli esercizi di stabilità per l'equilibrio? Sì, allora, giustamente, ci sono tante cose che in questo momento non stiamo inserendo per una questione di tempi. È normale che nel momento in cui dobbiamo andare ad eseguire un calcio complesso come lo Yoko Gary, complesso per equilibrio e per mobilità, sono tanti lavori che vanno preparati e vanno acquisiti prima di svolgere il calcio. Provavo ad accorciare un po' perché credo siamo a 8 minuti dalla chiusura, quindi dobbiamo cercare un attimo questo. Di dare... Facciamo solo proviamo questo. Proviamo a inserirne allora. Uno, vai. No, mi metto solamente, ne faccio alcuni così. Perdi la visuale sul calcio, devi spostarti più indietro, Mattia. Bravissimo, sì. Qui sto andando a eseguire con un appoggio, quindi mi toglie un po' il problema dell'equilibrio. Ah, mi finisco di scaldare bene e vado a eseguire nello specifico nella tecnica. Vince? Sì, puoi procedere perché okay. Se ci sei tu in, se ti riprendono a te, io se parlo non ti vedi più, quindi io cerco di lasciarti fare così ti guardano. Ok, quindi riprendo l'esercizio con cui abbiamo iniziato prima ed è l'esercizio di Kion, quindi con uno Shiro Yoko atterraggio con Jakuzuki, quindi da qui controllo bene l'equilibrio, stampo i coveri e tiro il pugno. Qui farò la stessa cosa, controllo l'equilibrio, io coveri e stacco il pugno e tiro il pugno. Ho un po' di problemi di spazio e lo rifaccio. E lo rifaccio. Ovviamente vedete come man mano che facciamo l'esercizio viene sempre meglio. Questo è un calcio complicato, va scaldato bene da tutti i punti di vista. Ecco. Ok, intervengo un attimo così cerchiamo di dare due indicazioni sull'esecuzione. Se provi un attimo ad eseguirlo un po' più lentamente, io vai. Proverei, aspetta, termino un attimo, scusami. Proverei a dare attenzione sulla fase coordinativa. Quindi è vero che il calcio deve essere eseguito
caricando e stendendo, però è importante che quello Yakutsuki esca dall'ikite solo nel momento in cui il piede è appoggiato a terra, il piede che ha eseguito il calcio, quindi non deve anticipare l'uscita del pugno prima che il piede che ha eseguito il calcio sia ben appoggiato a terra. Quindi vediamo, andiamo a riprendere questo concetto detto dal maestro Vincenzo. Allora, da qui vuoto la testa, prendo l'equilibrio, eseguo il calcio, appoggio in questa posizione qua, riesco a far partire il mio jaku. Quindi da qui faccio uscire lo yoko, pam, ci sono e chiudo col jaku. Pronti, partenza, via. Yoko, ci sono, pum, e già. Quindi questo allora, è un po' il punto. Interrompo, scusami, ti interrompo solo per sottolineare questo. Tutto il lavoro che abbiamo fatto precedentemente sugli appoggi e la mobilità, in questo esercizio si vede l'efficienza, cioè i piedi, prima che il pugno esca fuori dal caricamento, sono orientati nella direzione in cui il pugno si svilupperà. Questo cosa ci consente? Ci consente di non avere traumi, di avere un'efficienza molto alta a livello di forza espressa. Tante volte capita questo, che nella foga di eseguire quel pugno forte si perdono tutte le priorità e gli ordini di appoggio, e quindi quello che viene fuori è un pugno che non ha una base d'appoggio solida, che ha delle leve che non sono adeguate sulla parte, ad esempio, del femore della tibiotarsica, e quindi succede che invece di fare qualcosa di costruttivo e di ottimale andiamo a creare delle problematiche, perché un conto è farne due di calci alla settimana, un conto è fare molti calci alla settimana fatti male. Questo ci porta poi all'insorgenza di problematiche che noi dobbiamo evitare. Questo è importante. Mattia, lo rivediamo un'altra volta. Vincenzo, scusa, mi prometto un attimo. Per i tempi, noi possiamo anche andare avanti, visto che ci sono ancora collegati più di 420 persone, possiamo anche andare avanti 10 minuti in più e poi magari lasciare il tempo alle domande dalle 17:40, se può andare bene per voi. Okay? Va bene, va benissimo. Grazie. Va benissimo, sì. Ok, ci sono. Mattia, allora, ci sono? Sì, un'altra volta e così poi passiamo all'ultimo aspetto. Allora, siamo qui. Pongo l'attenzione su quello appena detto, quindi il momento dello il calcio che deve essere eseguito bene con un buon chimè, e dopo il cosiddetto appoggio scarico, quindi i piedi che devono essere posizionati bene e dopo tutte le varie componenti fisiche che si organizzano dopo del posizionamento dei piedi. Quindi testa che va a prendere l'equilibrio, yoko, appoggio piede, pum, e chiudo. Mattia, servirebbe che alzassi un pochettino la telecamera, perché perdiamo tutta la parte del calcio e dello sguardo, se riesci, poco, non c'è problema. Vediamo. Sì, così va bene. Okay, quindi perfetto, sono qua. Quindi sguardo piede, tum, piede, tum, e ci sono. Man mano che vai avanti, lo leghi un po' di più, rendendolo sempre un po' più coordinato e più unito. Sì, stavo dicendo che questo è proprio il mio focus. Diciamo che dopo la spiegazione del maestro, io nello svolgimento del mio allenamento vado da una parte dove stacco molto questi aspetti e dopodiché cerco di fonderli sempre di più in modo da farli diventare sempre più fluidi. Me li ripeto in testa prima di partire e vado. Hop. Uno, due, tre. Uno, due, tre. E ci sono. Bene. Ok, direi che
anche questo esercizio lo potete svolgere. Io volevo sottolineare un aspetto che è importante che tutti i praticanti poi tengano a mente. Tutto l'ordine preciso degli esercizi e la qualità non può perdersi, però la cosa che dovete mantenere bene presente è che la ripetizione delle cose fatte bene porta al consolidamento. Cioè non basta farlo 3 volte a destra, 3 volte a sinistra. Questi sono esercizi che vanno svolti e sviluppati per molte ore. Ovviamente l'obiettivo qual è? Quello di fare meno errori possibili nella fase di costruzione di questi movimenti, in maniera tale che quando lo ripeteremo per molte volte riuscirà ad essere un movimento sempre corretto. Questa attenzione è prioritaria e credo che in questo momento, visto Fabio, si sente, vero? Perché io vedo che è inquadrato Mattia. Penso che la mia voce però arrivi. Io sento molto bene, in maniera molto chiara. Ok, scusate, ma quindi questo aspetto è fondamentale per cercare di dare continuità alla ripetizione. Noi facciamo una specialità, il kata, che è ripetere all'ennesima potenza una cosa fatta bene. Quindi siamo partiti dai prerequisiti, siamo passati dalla buona forma, siamo arrivati alla costruzione di kyon che portano all'esecuzione tecnica più semplice o più complessa. Questo porterà poi al passaggio successivo, cioè all'esecuzione del kata, che magari chiediamo magari a Carlo la prossima volta possiamo affrontare. E ci siamo occupati in questo momento più che altro della parte tecnica e qualitativa, toccando vari aspetti, alcuni più semplici, altri più complessi. E ci tenevo nel farvi vedere 2 cose prima di insomma far salutare e far fare le domande agli altri. Siamo in un momento un po' particolare dove tutti insomma siamo un po' costretti, in realtà, che fino a poco tempo fa a me personalmente, come gli atleti che avete qui davanti, ci ha visto girare il mondo ogni 2 settimane in un posto diverso. Ora siamo a casa, però io ci tenevo nel leggervi un pensiero che non è quello che sta venendo fuori, se riesco a tirarlo via, è questo. E, Fabio, dammi conferma che si legge bene. Sì, si legge bene. Allora, lo leggo io così, insomma, vi faccio compagnia e penso che possiate leggerlo vicino ai genitori, voi ragazzi. Lo spazio limita i movimenti ma non la mente. La nobile arte del karate e gli sport da combattimento, che fanno parte della nostra federazione, fanno raggiungere uno stato mentale superiore per poter racchiudere le cose belle e sane della vita. La pratica ci insegna come affrontare i momenti difficili della vita attraverso l'unione al problema e non al contrasto a ciò che disturba la serenità. Lo stato di benessere di cui abbiamo bisogno non riguarda solo muscoli e sistemi energetici, ma sappiamo bene che serve un pensiero equilibrato e una gestione delle emozioni per completare l'opera. Io credo che noi, come karateka, abbiamo una grande fortuna, che è quella proprio di riuscire a creare nelle nostre case, nei nostri ambienti, nei piccoli dojo, nelle nostre stanze, una condizione mentale ottimale che può aiutare i familiari, può aiutare chi non ha avuto la possibilità e la fortuna di poter praticare quest'arte. Questo è quello che io in questo momento avevo piacere di darvi come messaggio, perché sono convinto che tutti questi aspetti che abbiamo affrontato insieme sono cose che troveremo presto in palestra a fare, però l'atteggiamento mentale deve rimanere una crescita in questo momento, che è l'insegnamento di questo percorso che sia ai piccini che ai più grandi il karate lascia. E se Fabio mi dà l'ok, ho solo 3 minuti, volevo provare a farvi vedere un video che dura poco, che mi ha lasciato. Io nel 2016 ero a Rio come preparatore atletico per la scherma, però mi colpì questo video alla fine delle Olimpiadi e lo conservai, e credo che in questo momento potrebbe aprire delle riflessioni alle domande che dovete magari provare a fare dopo. Fabio, dammi l'ok se si vede. Sì, si vede. Si vede perfettamente.
Roberta, puoi sentire qui la maniera d'ordine. Ok, allora io spero che questo Yes I Can possa portare nelle case di tutti un messaggio importante, perché abbiamo tante potenziali, abbiamo tanta energia e sicuramente questo virus che c'è non deve fermare l'entusiasmo e la passione di tutti noi per la disciplina che pratichiamo. E questa iniziativa è fantastica, credo che possa portare nelle case di tutti un messaggio importante, cioè che possiamo fare ancora tantissimo da dove siamo. E quindi mi congratulo con tutti gli ideatori, con le persone che hanno lavorato dietro questo progetto, e ringrazio Mattia, Gianluca, Alessio, Binotto e tutte le persone che sono insomma presenti, come vicepresidente Donati, ne vedo Salvatore, vedo non mi voglio prendere Carlo in alto a sinistra, Niki, insomma vedo Baggio che saluto, Savio, Roberta, il presidente della FICTA che mi fa molto onore che ci ha seguito ed è stato presente, quindi lo ringrazio molto e saluto tutti i praticanti di karate del mondo, perché il karate è vero che è fatto di sigle ma è fatto anche di una parola sola, quindi io ringrazio tutti e sono a disposizione insomma. Bravo Vincenzo, un applauso. Grazie. Fabio, Mattia, aiutami tu perché... Mattia, un saluto a Mattia, un saluto a tutti. Figuccio, sì. ti ringraziamo. Veramente, io mi sono emozionato tantissimo. È stata veramente una lezione fantastica. Ringrazio le parole. Io lascerei la parola adesso al presidente Donati, al presidente Amorosi e a Roberto Baggio. Sei d'accordo, Sergio? Sono d'accordo, d'accordissimo. Iniziamo da Baggio che non ha parlato prima. Va bene. Ok. Ciao Roberto. Non so se mi sentite. Ci sentiamo, ti sentite? Forte e chiaro. Ok. Sono emozionato a vedervi così, tutti assieme, tutti quanti belli, carichi, motivati. È una bella cosa così, vedervi così, e sarà ancora meglio quando ci potremo ritrovare tutti assieme. Forza a tutti, vi ringrazio per la vostra passione, per tutto quello che ci mettete, per quello che trasmettete ai ragazzi. Io non ho parole, veramente sono felice di rivedervi tutti in buona salute, intanto spero anche per le vostre famiglie, e buona Pasqua a tutti e forza ragazzi che ce la facciamo. Grazie. 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 Carlo, dai un attimino la parola al presidente Achilli, così sentiamo cosa, le sue considerazioni. Va benissimo, presidente Achilli, dopo c'è Amorosi, mi raccomando. Senz'altro, grazie. Vi ringrazio sentitamente, proprio veramente vi ringrazio, perché mi avete dato la possibilità di poter partecipare a questi momenti molto costruttivi che spero che si possano ripetere al più presto e in continuazione. E mi compiaccio per la preparazione tecnica e atletica dei tecnici e degli atleti, perché questo è veramente alla base di quello che è il karate tradizionale, che è il karate tutto, il karate italiano. Grazie, un saluto a tutti gli amici della FICAM e uno particolare all'amico Sergio e al presidente Falcone. Grazie a tutti. Volevo dire una cosa al presidente Achilli, siccome questa diciamo quarantena dura, possiamo sentirci in privato, perché avevamo pensato anche con Bertocci, che è responsabile, che mi vede. Bertocci, se mi senti fai un ok col dito, di casomai organizzare qualcosa insieme, capito? Scegliendo un docente FICTA e poi così, da fare una cosa insieme anche per gli amatori, anche per le nomenclature del karate tradizionale che ci manca per queste nuove generazioni. Comunque ci sentiamo in privato, presidente,
per organizzare una cosa insieme, se lei è d'accordo. Va bene, grazie. Senz'altro. La parola. Ok, senz'altro io mi attivo perché possa questo mettere, unire ancora di più i nostri lavori. Grazie. Perfetto. Niente, lascerei la parola ad Amorosi che porti i saluti e poi dopo Bertocci tienti pronto. Carlo, io Amorosi non lo vedo collegato. Ma dovrebbe essere collegato. No, allora dai la parola a Bertocci che tanto cerchiamo Amorosi. No dai, me la sono presa, me la sono presa la parola. Allora intanto, niente, a parte la competenza dei tecnici, caro Vincenzo, sei sempre molto 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 preparato ed un piacere. Devo ringraziare grazie, particolarmente anche Mattia, che non ho visto io mai bevuto, Mattia, non ti ho mai visto bere un goccio d'acqua. E infatti non ho bevuto. Ecco appunto. Comunque ringrazio tutti perché secondo me queste sono delle bellissime cose che ci fanno stare insieme e soprattutto ci uniscono in questo momento profondo di crisi che purtroppo con l'ultimo DCPM ora andiamo già fino al 3 di maggio, ma non ci fermiamo lì perché andremo sicuramente oltre a giugno e probabilmente le palestre, se dura così, le riapriremo a settembre. Quindi questi momenti per unirci secondo me servono proprio per non scollegarci da quello che sono i ragazzi, da quello che sono le nostre attività, perché c'è, ricordo a tutti, chi lo fa di lavoro, c'è chi lo fa per passione come faccio io, che ho un altro lavoro, tutte le mattine sono sulle strade, domenica, Pasqua, sempre, ma purtroppo c'è anche chi lo fa di lavoro e non solo per passione, e quindi ora dobbiamo star vicino e questo può essere un mezzo. Con la Commissione Nazionale abbiamo già messo in campo il discorso del learning per cercare anche di sopperire per quanto riguarda la formazione tecnica specifica per i corsi di aggiornamento tecnici che andranno fatti nelle regioni con Mimmo Falcone e con il presidente Donati. Quindi stiamo lavorando alacramente per cercare di fornire una piattaforma, per cercare insomma di rimanere uniti e far formare i tecnici in maniera learning. Vediamo ora come possiamo fare. Stiamo lavorando. Vi abbraccio a tutti e spero che mi contattiate anche insomma prossimamente, perché io seguo veramente con grande passione, perché è questo che mi contraddistingue, tutto quello che è sotto la parola karate. Un abbraccio a tutti, ringrazio anche particolarmente Mardegan che mi ha inserito, e ho parlato proprio con lui, a Carlo, perché è importante che le commissioni ora si uniscano in una collaborazione stretta. Quindi dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici alla CNAG, alla Nazionale, sia giovanile che senior, perché insieme ci possiamo aiutare, anche a distanza ci possiamo aiutare per far sì che tutto venga fatto nella nostra maniera, cioè professionale. La professionalità, scusate, ma l'abbiamo dimostrata oggi. Grazie a tutti e buona Pasqua a tutti. Grazie. Bene. Abbiamo in collegamento Amorosi. Ciao Anton, non ti trovavamo. Dopo Amorosi lasciamo la parola alla Sodero perché lunedì ci sarà la Sodero. Ciao Antonio. Ciao a tutti, buongiorno, bentrovati. Intanto mi complimento ancora una volta con gli organizzatori di questo meeting, perché in effetti è veramente molto interessante e in questo momento è, io direi, assolutamente necessario. Saluto tutti quelli che sono intervenuti, tecnici, atleti, dirigenti, il professor Achilli e sua figlia che vedo che hanno seguito con voi e con noi l'allenamento. Io ho seguito solo una parte perché purtroppo avevo un altro impegno precedentemente, ho seguito solo l'ultima parte e vi devo dire che mi è piaciuto moltissimo e sono stato molto interessato dalla metodologia dell'allenamento, ossia da come veniva impostato l'allenamento del kata. Veramente molto interessante, indipendentemente dalla disciplina che si pratica, sono cose che veramente danno la misura della professionalità. Io ringrazio il maestro Figuccio che è stato con noi e che ha fatto questo intervento, e anche gli altri che hanno, come io, Busato, che si è prestato a mostrare. Grazie veramente a tutti. Saluto Sergio Donati che prima lo vedevo, adesso non lo vedo più, ma so che è con noi. Ci so.
Perfetto, ti vedo adesso, non ti vedevo più. Ecco, quindi saluto tutti quelli che hanno partecipato e colgo l'occasione per farvi gli auguri per una serena Pasqua. Momento è difficile, è stato detto prima, non voglio ripetermi, però Bertocci hai ragione, noi siamo quelli che poi ci lavorano, no, con questo, quindi evidentemente siamo toccati in prima persona, però siamo forti e quindi noi supereremo questo momento, lo supereremo perché abbiamo la forza per poterlo fare e questi incontri ci danno la strada per poter arrivare a riaprire appieno la nostra attività. Grazie a tutti di essere intervenuti e buona Pasqua a tutti. Grazie, auguri. Bene. Allora, io prima di tutto vorrei fare un grosso ringraziamento ai gruppi sportivi militari, i carabinieri, la Polizia di Stato, Fiamme Oro e l'Esercito. Prego Sodero, annuncia cosa farai il lunedì dopo un giorno di Pasqua. State leggeri perché anche lunedì dobbiamo lavorare. Prego Roberta. C'è il microfono chiuso, ok. Innanzitutto complimenti di nuovo a tutta l'organizzazione che ha creato questo grande movimento, perché appunto in un momento come questo l'hashtag distanti ma uniti forse è quello che veramente si addice di più, in un mondo che anche antagonista e agonistico come il nostro, in questo momento ci unisce per un fine comune, che è quindi la pratica del nostro karate, della nostra passione, del nostro lavoro, del nostro amore. Quindi questo sicuramente è un grande mezzo che ci può tenere tutti legati verso gli stessi obiettivi. Quello che sono contenta di aver partecipato, perché è la prima volta anche per me, a parte gli allenamenti specifici che faccio con il mio gruppo sportivo tutte le mattine, però un webinar così ampio è stato molto costruttivo e educativo, mi è piaciuto molto. Quindi ho dato anche un'occhiata per quello che poi sarà il discorso di lunedì. Ovviamente con Vincenzo lavoriamo nelle stesse modalità, quindi anche noi con il femminile faremo sicuramente un percorso che parte dalla base per una costruzione di un gesto tecnico coordinato, preciso ed eseguito in maniera perfetta, per poi portarlo in uno stato di kion, di blocco, eccetera. Quindi sicuramente lavoreremo insieme senza anticipazioni, che non ce n'è solo da fare, condivideremo insieme queste due ore cercando di portare messaggi positivi ed educativi e formativi per tutto il mondo del karate che ci sta seguendo. Grazie Sodero. Grazie. Allora lascerei la parola. Carlo, dimmi, scusa, dimmi. Per fare un attimo di sintesi, quante persone erano collegate? Allora, 516 persone, quelle che abbiamo visto, però molti si sono collegati su YouTube. Sì, perché ho visto sono arrivati anche dei messaggi da parte dell'estero. Sì, sì, vabbè, è chiaro. Lo sai che abbiamo degli amici, poi dopo su Facebook diciamo che queste password erano pubbliche. Perciò ci sta seguendo, ci sta l'Africa, cioè, hai capito? L'Africa francofana, dove Aschieri ha portato il progetto Erasmus, ci stanno seguendo con attenzione. Poi i docenti sono di fama internazionale, perciò mi hai capito? Bene, quindi io ti volevo solo dire una cosa. Allora, tanto per chiudere, un minuto solo. Grazie Vincenzo, grazie Mattia. Grazie Fabio, grazie Niki, grazie per tutto quello che avete fatto. Bene quello che diceva Enzo di stringere le commissioni insieme per fare gruppo, per fare veramente un lavoro coordinato, e queste sono le iniziative che dobbiamo portare avanti. Non perdiamo battuta, non annoieremo la gente, ma nello stesso tempo vogliamo che questa qualità permanga nel tempo, perché avete fatto delle cose grandi, grandiose. Io ci tengo a salutarvi tutti, perché veramente vi abbraccerei. Stiamo facendo delle cose grandiose, quindi come al solito stiamo tirando fuori il meglio nei momenti più difficili, quindi però abbiamo un grande vantaggio, che noi arriveremo prima degli altri anche in termini europei e anche, spero, anche in termini economici. Cerchiamo di darci da fare tutti per la crescita della nostra bella Italia. Grazie per tutto quello che avete fatto,
grazie, un grazie particolare alle nostre famiglie, perché ci sopportano anche in questi frangenti, e quindi faccio gli auguri a tutti. Buona giornata, buona serata. Grazie, auguri. Sergio, grazie. Sergio, io vorrei veramente fare un ringraziamento a te e diciamo a Nastro e anche a Bertocci, perché avete dato fiducia a questo gruppo. E quello che tu sei riuscito, diciamo, come imprenditore, non solo come politico, che ti stai dimostrando, che quanto ti abbiamo chiesto, tu hai detto bisogna fare, sì, anche se si sbaglia qualcosa, perché purtroppo noi periferia non abbiamo una visione come avete voi, però l'importante è fare. Ci hai dato fiducia, perciò questa cosa veramente è merito del Consiglio, e vi ringrazio, perché mi ricordo ancora, è meglio fare e sbagliare che non fare niente. Io lascerei la parola diciamo a Savio Loria, che secondo me può organizzare un altro webinar con Busà e la Pasqua, gliel'abbiamo chiesto, chiederemo tutte le autorizzazioni, e dopo a Salvatore Nastro, perché ci ricordiamo che il 18 lui e Rainoldi devono organizzare un altro webinar seminar. Ok, prego Loria. Ma intanto faccio i complimenti a Vincenzo, a Niki e insomma a Mattia e tutti quelli che insomma sono visti in questo momento, come Gianluca e Ghinami. E, insomma, una lezione di qualità tecnologica e tecnica sicuramente. Hanno dato tanti spunti importanti, e poi adesso ne approfitto per complimentarvi con te Carlo, con Pignatti, perché avete fatto un gran lavoro. Io vi ho visto in queste ultime settimane lavorare, io devo dire che siete stati veramente bravi, perché avete colto un'occasione importante, quella di raccogliere il mondo del karate in Zoom in questo momento, quindi con l'avallo appunto dei consiglieri di Sergio e di Salvatore, quindi c'è un lavoro importante, quindi il team in questo caso è un team importante. Quando si lavora in team, questi sono praticamente l'atto pratico di lavorare in team. E poi l'ultima cosa, faccio gli auguri, buona Pasqua a tutti quanti, mi raccomando, divertitevi anche a casa, le uova si mangiano a Pasqua. Auguri a tutti. Ciao. Ciao Savio. Grazie, ciao. Ciao Savio, grazie. Salvatore Nastro. Presente. Vi dicevo, sì, tu dicevi sabato facciamo anche questo, organizziamo questo tipo di incontro pigliando una fascia di ragazzi un po' più piccolini, quindi parleremo un po' di avviamento al karate, e quindi cercheremo di toccare così anche fasce non agonistiche o non adulte. Sicuramente un bel lavoro di team, sono contento di esserci e quindi e di partecipare, e a disposizione per qualsiasi cosa. Vi ringrazio, vi faccio tanti auguri, alla prossima. Grazie Carlo. Prego. Niente, Niki Mardigan è Busatto, poi siamo in conclusione. Se qualcuno vuol dire qualcosa, fa un segno a me o Pignatti, che gli diamo la parola. Niki. Io ringrazio ancora tutti, sono state dette molte belle parole. Ho visto che c'è qualche domanda, forse Carlo, magari qualche ragazzo che era collegato. Va bene. Con la risposta. Colgo l'occasione per augurare buona Pasqua a tutti. Fabio, c'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, c'è qualcuno che ha alzato la mano, quindi gli do la parola a Mohamed. Mohamed? Mohamed? Ciao, se ti puoi presentare per cortesia e fare la domanda. Ci senti? Non riusciamo a inquadrare? No. Ah. Può parlare. Però non parla, vediamo, Mohamed, se no passiamo al prossimo. Vedo Mohamed, no, niente. Allora proviamo il prossimo, Fabio Ruggeri. Ok, Fabio, ci senti? Mi sentite? Buonasera.
Buonasera. Buonasera. La domanda. Buonasera. Sono Fabio Ruggeri da Bologna, di un'associazione sportiva che si chiama Axado, è una new entry nella FILCAM. E niente, più che una domanda, io vorrei fare i complimenti. I complimenti, chiaramente a livello tecnico, niente da dire, e bisogna togliersi il cappello come è sempre stato. I complimenti per l'umiltà dei docenti, che rendono chi ascolta permeabile anche dei concetti non sempre chiacchierati all'interno delle nostre palestre. Quindi questo modo semplice di spiegare, questa umiltà di essere capillari nella spiegazione, secondo me ha attecchito molto e sicuramente crea tantissimo gruppo. Solo questo volevo dire. Grazie a voi, buona serata. C'è un'altra domanda che è arrivata in chat, e magari non so se Mattia o Vincenzo volevano, diciamo, rispondere. Ci scrivono: ho un problema con il core, non riesco mai a capire se è effettivamente contratto quando eseguo delle tecniche. Consigli? Quindi è una domanda relativa alla percezione che ho di me stesso della core stability. Allora, è difficile rispondere così, perché insomma bisognerebbe capire quali sono le percezioni che ha di quando è attivo o non attivo. Sicuramente provare a fare esercizi lontano dalla tecnica per cercare di aumentare la consapevolezza può essere un metodo. Quindi spesso molte persone che praticano, eseguono la tecnica, percepiscono poco in precisione del loro corpo, perché sono coinvolti a livello coordinativo, a livello esecutivo, dalla tecnica che richiede delle abilità importanti. Quindi probabilmente allontanandosi un attimo dalla tecnica e provando a fare degli esercizi di stimolazione sul core potrebbe migliorare e potrebbe percepire, forse posso dire. Ottimo, non so se Mattia voleva aggiungere qualcosa. No, è ovvio, io mi aggiungo a quello che ha detto il maestro Vincenzo, non è sempre semplice, parlo dal punto di vista dell'atleta, non è sempre semplice avere bene in mente, collegare la nostra reale sensazione a quello che si vede, a quello che chi ci sta osservando vede da fuori. Quindi anche magari l'utilizzo di video per vedere se la transizione del busto rimane sempre senza sbandamenti, ci può aiutare. E dopo anche un suggerimento proprio a livello metodologico di allenamento, un po' la stessa osservazione che abbiamo fatto noi prima all'inizio dell'allenamento sul tibiale: andare a fare degli esercizi di Kion intervallati a degli esercizi di stimolazione dell'addome, potrebbe andare a fare quell'esperienza motoria che dopo ci permette di andare a avere quella percezione fine quando andiamo a fare il kata. Quindi ovvio che la risposta è veramente molto difficile, perché non si ha di fronte il problema reale. Però questi sono dei suggerimenti, ecco. Ecco, teniamo aperto ancora il collegamento, perché come abbiamo detto possiamo spalare, giusto Fabio? Sì, se c'è altre domande ci fanno solamente piacere. C'è altro qualcun altro che vuole intervenire? Chiedevano, Carlo, informazioni del collegamento di lunedì, per cui se vuoi ricordare orario, collegamento. Allora, lunedì ci sarà Roberta Sodero, gruppo sportivo Fiamme Oro, allenatrice della nazionale. Fai un saluto, Roberta. Perfetto. Con Michela Pezzetti. Non abbiamo cambiato la password, giusto? Anche se Fabio mi aveva detto di cambiare password, ma io avevo già mandato informazioni. Allora vi chiedo cortesemente di divulgare, perché io manderò email, manderò l'indirizzo di questo evento, anche se stasera, potete cominciare già da stasera a divulgare questo evento, perché sono sicuro che anche lunedì ci sarà un grosso interesse su questo evento alle 16 di lunedì. È festa, però abbiamo pensato, io vedo, ci annoiamo a casa, perciò due ore e mezzo passate con Roberta sicuramente ci allevia questa sofferenza, che è veramente una sofferenza psicologica notevole. E io, grazie a questo
queste opportunità mi passo le giornate, capito? Roberta, se vuoi concludere, capito, col tuo sorriso. Ci vediamo lunedì alle 16 su questo canale con le stesse credenziali e buona Pasqua a tutti. Un applauso, c'è più nessuno? Non mi pare ci siano altre domande. Ok, ragazzi, cosa dovete fare adesso? Dovete promuovere la Filca, noi siamo la Filca, perciò datevi da fare, e voglio su Facebook le vostre considerazioni, le vostre foto. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie, un abbraccio a tutti. Maestro, grazie, buona Pasqua. Un abbraccio a tutti. Domani io non so se mi riposo, forse non ce la faccio. Anche domani saremo attivi su Facebook, sui social. Ciao Figuccio. Ma tanto scrivi poco, non c'è mica problemi, Carlo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua.